Del nord-est, nord-ovest di tutta l'alta Italia. Quindi la ringrazio per l'introduzione, signor Presidente, signor Ministro. Il settore di cui stiamo parlando, il problema di cui stiamo parlando è un problema molto grave. Il settore ortofrutticolo, in particolare delle regioni di tutto il nord Italia, è colpito da un'emergenza dovuta all'invasione che si può, penso, a ben vedere, definire tranquillamente biblica, della Alienomorfa alis, un nome un po' particolare, la cosiddetta cimice asiatica marmorata. Questo insetto, proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, è particolarmente infestante e, non avendo antagonisti naturali efficaci, prolifera tranquillamente creando seri danni all'agricoltura. Come altri parassiti definiti alieni, comparsi in Italia negli ultimi anni, la cimice asiatica si diffonde attraverso le attività umane, attraverso i trasporti, l'importazione di prodotti vegetali e il turismo. È un insettico poligafo, cioè è onnivoro, mangia di tutto e quindi può passare da una coltura all'altra tranquillamente. Inoltre ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. Infatti in Italia da prima si è insediato in Emilia-Romagna, ad oggi è esteso in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, ma ci sono forti segnalazioni anche in Toscana e anche nel Lazio, dove qui a Roma in questi ultimi mesi si sono radicate in parecchie case, soprattutto in periferia. A causa di questa invasione sono a rischio soprattutto le coltivazioni di tutta la frutta, in particolare di pere e kiwi, che rappresentano per il nostro paese culture di punta nel mercato frutticolo a livello europeo e a livello mondiale, in cui siamo sicuramente degli ottimi esportatori. Gli strumenti finora usati per frenarne l'espansione consistono nell'uso dei fitosanitari, che però hanno un effetto limitato, e per avere un controllo sufficiente è necessario intervenire costantemente con ovvie conseguenze, oppure nell'utilizzo di coperture anti-insetto, ovvero le reti antigrandine. Se fosse possibile per il contrasto utilizzare, e questa è la domanda, signor Ministro, un antagonista naturale, sembra che la soluzione migliore per il controllo biologico sia infatti che quella che è stata scoperta dai ricercatori del CREA, che hanno individuato nell'ambito del progetto nazionale denominato Aspropri un eminottero, lo Incirtus telenomicida, un antagonista naturale della cimice asiatica, che ha dimostrato in ambiente controllato, quindi in laboratorio, di essere in grado di parassitare le uova della cimice impedendone la proliferazione. Se fosse dimostrata la capacità di questo imenottero di contrastare efficacemente la cimice asiatica, questo rappresenterebbe una speranza per migliaia, e aggiungo un'altra volta migliaia, di agricoltori in tutta Italia, perché a questo punto il problema non è solo del nord-est, del nord Italia, ma è un problema di tutta la nazione in Italia, dove i raccolti sono stati fortemente danneggiati. Chiedo quindi, signor Ministro, di sapere se il Ministero sia a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative ritenga opportuno intraprendere per debellare questa piaga che sta affliggendo il mondo agricolo. E a questo punto chiedo anche quali siano le ricerche, a che punto siano le ricerche del CREA sull'efficacia del Loincirtus telenomicida in qualità di antagonista naturale da utilizzare per il contrasto della diffusione della cimice asiatica. Grazie. Grazie senatore Ballardi. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, senatore Centinaio, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. La cimice marmorata, un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004 e la cui presenza è attualmente accertata anche nel continente nordamericano, ha un'elevata polifagia, tant'è che si segnalano più di 100 ospiti vegetali. L'insetto, che arreca danni su vari frutteti e colture erbacee, ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo, pur non venendo poi incluso tra gli organismi nocivi da quarantena per l'Unione, visto che la sua rapidità di distribuzione su una vasta area geografica ne ha precluso ogni tempestivo intervento di eradicazione. Nell'ambito delle misure di contrasto al parassita, che includono interventi di lotta dedicati e basati su sinergie di interventi integrati, risulta fondamentale l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, così come è importante ricordare che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture.
In seno al Comitato Fitosanitario Nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei servizi fitosanitari delle regioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto. In particolare, il CREA è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e nel contempo sono state avviate sperimentazioni con prove in campo e in laboratorio per individuare le sostanze più idonee al contrasto e in tal senso sono state ottenute le relative autorizzazioni. Con riferimento specifico al controllo biologico, come chiedeva il senatore, per la difesa della frutticoltura nazionale, sono stati avviati degli studi dedicati per porre in essere interventi con antagonisti naturali al parassita. In particolare, le ricerche svolte nell'ambito del progetto nazionale denominato ASPROPI hanno permesso di individuare in ambienti dell'Italia centrale un imenottero parassita delle uova della cimice, allevabile in biofabbriche su ospiti alternativi. Una popolazione del parassitoide è stata trasferita nei laboratori del CREA e mantenuta in un ambiente controllato dove si è mostrata in grado di parassitare efficacemente le uova della cimice. Per la verifica in campo, però, dalle potenzialità dell'antagonista naturale impiegabile in un contesto integrato per la difesa della frutticoltura nazionale sono state effettuate prove dirette in frutteti, condotte con differenti metodologie e l'antagonista ha mostrato nei frutteti produttivi limiti di efficacia e di permanenza negli ambienti. Per l'utilizzo di antagonisti naturali, provenienti invece dal territorio d'origine del parassita, in prove estensive in campo, tese a valutarne l'efficacia e le migliori modalità di impiego, sarà prima necessario risolvere le problematiche legate al divieto di introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone, per evitare che succeda lo stesso problema. A questo proposito, tenuto conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei rischi connessi all'introduzione di antagonisti naturali provenienti dall'area di origine della cimice asiatica, previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge, questo Ministero ha già autorizzato il CREA ad introdurre in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio la specie ritenuta a livello mondiale più efficace, chiamata Samurai Wasp, a carico del quale sono in fase avanzata i necessari studi, in particolare quelli sull'impatto ambientale nei nostri agrosistemi. Contestualmente, nell'ambito dei progetti finanziati da questo Ministero, il CREA sta proseguendo le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale che stanno iniziando a utilizzare la cimice come vittima. Grazie. Grazie, Ministro Centinaio. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Vallardi. Sì, grazie Ministro, la ringrazio per l'impegno del Ministero dell'Agricoltura, il suo e di tutti i collaboratori, perché effettivamente anche a nome di tutti gli agricoltori di questo Paese siamo veramente in ansia nell'aspettare questo lavoro di questa Samurai Wasps che probabilmente, visto che la importiamo dalla Cina, se funziona sarà veramente il primo prodotto cinese che funzionerà veramente in questo Paese e quindi l'aspettiamo con ansia. La ringrazio perché effettivamente l'agricoltura in questo momento ha sicuramente bisogno, di attenzione, ha bisogno di soluzioni che stanno arrivando in questo momento per il lavoro fatto da questo Ministero. La ringrazio nei consorzi di bonifica perché dal punto di vista dell'irrigazione sono appena arrivati oltre 300 milioni. La ringraziano i tanti produttori che in questo momento vedono rafforzato il suo lavoro sul Made in Italy, cosa che sicuramente l'agricoltura in questo momento ne ha fortemente bisogno per gli oltre 90 miliardi di danni dell'Italian Sounding di contraffazione alle quali lei sta lavorando per contrastare ancora più efficacemente. La ringraziano anche tutti quei consumatori che in questo momento si vedono tutelati dal rafforzamento e dal controllo che viene fatto forse mai come in passato, anzi sicuramente mai come in passato, su tutti quei prodotti che arrivavano e oggi non arrivano più, arrivavano contraffatti nei porti dei nostri paesi e che poi finivano sulla tavola degli italiani. Ritornando alla cimice e concludendo, è un fenomeno che non è arrivato assolutamente ora, è diversi anni che è presente in questo paese. Di sicuro non è colpa della politica se è arrivata in questo paese, però è sicuramente colpa del governo precedente
se oggi siamo in questa situazione. Forse se l'attenzione che lei Ministro sta ponendo alla questione in questo momento fosse stata posta qualche anno fa, oggi non saremmo in questa situazione. Grazie. Grazie Senatore Vallardi. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni.